Al via dal prossimo 27 novembre la stagione teatrale 2022-2023 del Teatro del Popolo di Castel Fiorentino. Un cartellone particolarmente ricco con grandi nomi che saranno sul palco per presentare spettacoli teatrali, ma anche grande musica. Cominciamo subito con Lino Guanciale e Francesco Montanari, che sono due volti noti anche della TV e anche del cinema, però sono attori ovviamente bravissimi. Poi abbiamo Lunetta Savino, abbiamo Claudio Bisio, Lello Arena e poi abbiamo anche per esempio Irene Grandi per quello che riguarda la musica, con un concerto strepitoso, perché sono Io in Blues, un concerto con le sue canzoni e anche i miti storici del blues. Una stagione particolarmente ricca, e la buona notizia è anche che gli abbonamenti sono rimasti allo stesso prezzo. Certo, è stata per noi davvero una soddisfazione poter di nuovo pensare di tornare a teatro senza nessuna limitazione. È la prima volta, è la prima stagione dopo la pandemia che noi possiamo davvero riviverlo appieno. Per essere veramente inclusivi, con il grande supporto dei nostri enti fondatori, di coloro che ci aiutano economicamente, non abbiamo anche per quest'anno ritoccato i prezzi dei biglietti, degli abbonamenti. Una sensibilità culturale che è importante per la Banca di Cambiano, lo conferma il continuo connubio con il teatro e la fondazione Teatro del Popolo di Castel Fiorentino. Sì, per noi questo è ormai una costante, perché siamo soci della fondazione, quindi siamo dentro questa struttura, e la programmazione di una buona stagione teatrale fa parte delle iniziative più importanti che svolgiamo, ma è una delle tante. Cioè, noi abbiamo oramai intrapreso questo desiderio, una voglia davvero di presenza nelle istituzioni culturali. Il premio fotografico ormai arriva anche a quello a livello nazionale, mostre sul piano della pittura di grandi importanti pittori. Continueremo su questa strada, perché per noi questo rapporto con le emergenze culturali fa parte di un dato, io credo, costitutivo della banca. Il luogo è quello che richiama le vostre radici. Sì, qui sul teatro siamo nati a Castel Fiorentino, da cui siamo partiti e siamo cresciuti, siamo diventati un'importante realtà bancaria, e quindi qui teniamo fede ad un impegno e anche un debito di riconoscenza per queste comunità. Però credo che la banca deve svolgere fortemente una sua iniziativa per quanto concerne proprio la promozione delle attività culturali, museali, perché sono iniziative che fortificano la coscienza civile, la capacità dei nostri cittadini di avere una capacità critica rispetto a tutti gli avvenimenti purtroppo complessi che avvengono. A costruire la stagione teatrale del Teatro del Popolo anche la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, qual è stato il vostro contributo? Condividere con il Comune, con la Fondazione Teatro del Popolo, l'esigenza di offrire il meglio della scena italiana in questo momento. È un obiettivo che appunto si raggiunge grazie all'unione di tutte le forze, sia economiche sia creative, che mettiamo in campo. Il via di una nuova stagione teatrale segna una importante ripartenza per questo teatro, anche per la città e i cittadini. Certo, noi purtroppo abbiamo ancora nella mente il ricordo fresco della stagione del Covid, in cui purtroppo tanta parte del nostro mondo della cultura si è dovuto fermare, però il teatro ha saputo far fronte anche a questo momento di difficoltà con la sua innovazione, la sua creatività, portando fuori dal palcoscenico, portandolo all'aperto tra la gente la propria produzione e la propria attività. È teatro del popolo nel vero senso della parola, e dà la possibilità anche a tutto quel mondo della cultura, che è fatto di associazioni, che è fatto di tanti soggetti diversi, di avere un punto di riferimento.